Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa La Coronella. Ragazzi, come sempre vi vado a ricordare che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione ragazzi ci trovate anche i miei social e se vi iscrivete al canale ragazzi ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, ho finito di raccogliere la paglia sul terreno numero 27, questa è quella l'ultima, e praticamente penso che devo scaricare un po' di paglia di nuovo qui sul macchinario, ma è pieno? No, perché non funziona? Paglia non accettata qua, ma che sta di? Ma che sta di? Com'è possibile? Come mai questo macchinario mi deve rompere le scatole, mo? Ah, perché abbiamo il compost al massimo. Vabbè, ma la paglia dovrebbe prenderla lo stesso, no? In teoria la paglia la doveva pigliare lo stesso. Boh. Allora, andiamo un po' a vedere se possiamo svuotare il compost. Andiamo a dare un'occhiata. È necessario di venderlo, non lo voglio vendere perché sapete bene che il compost aumenta di valore nel tempo, cioè c'è il periodo ideale per venderlo, quindi per ora mi limito a svuotare e speriamo che poi funziona. Oh, ecco, mi ero un po' preoccupato. Allora, mi fai scaricare mo? Niente, accendi il motore. Come mai non va? Beh, mo il macchinario qua qualcosa me la dà. Ecco, mo ha ripreso a funzionare, va? Quindi quando si riempie rompe un po' le scatole. Oh, perfetto. Finalmente accetta. Mi sa tanto allora che lasciamo il cassone qua perché prima che si riempie ce ne vuole. Lasciamo il cassone qua. Anzi, lasciamo direttamente il trattore qua. Tanto per ora può rimanere anche qua, no? Anche se no, a dire la verità mi serve un trattore per arare il terreno 27 ovviamente. Quindi lasciamo quasi quasi solo il cassone qua. Lasciamo il cassone qua che devo andare ad arare il terreno 27. È ovviamente da fare. Ah, comunque raga, giustamente, oggi che si fa, diciamo? Beh, praticamente oggi ho messo una mod. Ho messo una mod che mi permette di, diciamo, di portare i cavalli in cavalcata automatica, cioè ho messo un operaio che mi cavalca i cavalli, va? Perché sapete bene che i cavalli bisogna farli cavalcare tutti i giorni per farli salire di valore, no? E allora ho messo questa mod in modo tale che ci pensa lei a portarmi i cavalli a spasso. Perché se io mo voglio prendere più cavalli, ovviamente se devo portarmi a spasso 10 cavalli manualmente ci metto un botto di tempo. Quindi ho messo questa mod che mi porta a spasso lei i cavalli. Solo che è da pagare ovviamente. È da pagare. Praticamente con la difficoltà facile mi costa 50 euro a cavallo portarlo a spasso. E con la difficoltà media mi pare una settantina e con la difficoltà massima una novantina di euro a cavallo al giorno. Non lo so se ne vale la pena alla fine perché comunque è un bel costo. Se poi voi fate, cioè mi pare che ho letto a difficoltà facile mi costa circa 1700 euro a cavallo. Perché i cavalli maturano in 36 mesi e ho letto che a difficoltà facile mi costa all'incirca 1700 euro a cavallo di cavalcata.
più il cibo, e non lo so sinceramente se ci guadagno qualcosa, perché alla fine il cavallo va a valere 5.000 euro e quindi ne spendi 1.700 di cavalcata più il cibo, cioè boh, forse su 5.000 euro totali ci vado a guadagnare 2.000 euro a cavallo, non lo so sinceramente. Sinceramente non lo so. Però il cavallo l'ho pagato 500, lo devo vendere a 5.000, mi costa 1.700 di cavalcata più il cibo. Sinceramente non lo so se ci guadagno qualche cosa, però è giusto lo sfizio che ci abbiamo i cavalli, non tanto altro, insomma, non c'è molto altro da dire. Famo una cosa, ormai la spesa l'abbiamo fatta, andiamo a comprare altri cavalli, tanto abbiamo questa mod che si occupa di tutto. Qua la paglia direi che la vado per ora a posare. Andiamo a posare il tutto nel magazzino. Ah, comunque la mod di oggi, questa che porta spassi i cavalli, è solo per PC, non è per console. La trovate nel mod hub. E ovviamente vi vado ancora una volta a ricordare che in descrizione ci trovate anche il link con la lista delle mod che uso in questa mia serie. Quindi questa mod di oggi che porta spassi i cavalli è disponibile solo per PC. E la trovate anche nel mod hub. Allora, scarichiamo la paglia. Quanta paglia abbiamo in tutto? 150.000 e qualcosa. Buono. Ha voglia a fa, insomma, compost con questa paglia. Anche se i cavalli hanno bisogno ogni tanto di paglia, quindi un po' la dovrei conservare. Mo' devo andare a trovare la raccogli sassi. Così ci mettiamo anche a raccogliere pian pianino i sassi sul terreno 27. Dovrebbe sta qui da qualche parte, ce l'abbiamo, no? Sì. Ovviamente. Vediamo un po' dov'è. Perché ovviamente l'aratro lì ci metto un po'. Forse mi conviene dargli un po' di tempo. Vediamo un po', allora eccolo qua. Li posso già comprare? Penso di sì. Pigliamo due cavalli di colore nero, va. A posto. Cavalli. Allora, vai. A posto. Va bene, dunque, che altro c'è da fare? Intanto continuo a scaricare Animal Food. Perfetto. Allora, vi stavo a dire quindi che la mod porta a spasso i cavalli per noi, ma se noi cavalchiamo i cavalli, la mod se ne accorge e quindi in pratica non cavalcherà il cavallo già cavalcato. Quindi se vogliamo risparmiare per caso dei soldi, no? Perché 50 euro a cavallo a difficoltà facile. Ma se vogliamo risparmiare un po' di soldi e magari abbiamo del tempo, possiamo cavalcare comunque i cavalli noi stessi e la mod non cavalcherà il cavallo già cavalcato. Si limiterà a cavalcare quelli non cavalcati. E la mod ovviamente li va anche a pulire i cavalli, quindi li pulisce, li cavalca, ma solo i cavalli però che sono sporchi e non cavalcati. Quindi se avete del tempo potete cavalcare tranquillamente i cavalli e la mod eviterà di cavalcare i cavalli già cavalcati, ovviamente. Purtroppo da nessuna parte appare scritto, mi pare, che la mod, che c'è la mod attiva che cavalca i cavalli per noi. Mi pare da nessuna parte c'è scritto che c'è la mod attiva che li cavalca. Mi pare proprio che non c'è scritto da nessuna parte. Però alle ore 23 ce ne accorgiamo. Alle ore 23 i cavalli vengono cavalcati. Quindi più tardi mettiamo il gioco veloce. Mi pare che devo loggarmi come admin. Perfetto.
password errato, ovviamente, porca miseria. Aspetta un attimo. Rifacciamolo. Ok. Ah, arrivano i cavalli, ecco. Arrivano i nuovi cavalli che ho comprato. Voglio cavalcare questo e forse anche un altro, non lo so, vediamo. Perché volevo comprare altri 4 cavalli, perché ovviamente avendo questa mod che li cavalca per noi possiamo gestire più cavalli. Se dovevo cavalcare 8 cavalli tutti io, ovviamente, e beh, ci vuole un botto di tempo a cavalcarli tutti quanti. Allora, questo cavallo l'ho cavalcato completamente. Ecco, mi pare che è lui, lo dobbiamo pulire. Forse anche gli altri cavalli devo pulirli. No. Sta bene. Allora, poi di nuovo mercante bestiame che vado a comprare altri 2 cavalli. Tanto sono 1000 euro. Bene. Sposta dentro. Ok. In tutto possiamo allevare 14 cavalli, però non li voglio comprare 14 cavalli, perché io in realtà vorrei che i cavalli si autoriproducono poi, no? Vorrei, insomma, che si riproducono. Sì, che tanto alla fine un cavallo mi costa 500 euro. Però vabbè, se lascio che si riproducono mi risparmi 500 euro, ovviamente. Però sì, effettivamente era meglio una volta. Era meglio che costavano 5.000 euro, poi arrivavano a 50.000. Cioè, già quando tu vai a risparmiare 5.000 euro, rimani più soddisfatto. Hai più voglia di vedere gli animali che si riproducono. Ma per 500 euro dici, ma veramente devo aspettare così? Cioè, boh, non lo so io. No, perché se io adesso compro 14 cavalli, automaticamente avrò 14 cavalli da vendere. Ma se io, per dire, ne compro 7 e poi aspetto che si riproducono altri 7, beh, intanto ho dovuto aspettare 36 mesi per vedere altri 30, per vedere 7 cavalli, va. E quello è il discorso. Forse ne vale la pena dopo. Non lo so. Non lo so, i cavalli non mi convincono mai abbastanza. Comunque qua ci mettiamo l'operaio, diciamo 3 giri dovrebbero bastare. Non lo so, a me i cavalli non mi convincono mai, 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 mai. Non riesco mai a farmi convinto. Li prendo giusto perché è un peccato non prenderli, che fanno parte del gioco. Però faccio sempre fatica a capire se mi sta a convenire oppure no. Comunque il prossimo giorno è giorno di semina. Potrei seminare quello che mi pare piace. Però a dire la verità, allora, a me hanno consigliato, Nick, se vuoi fare tanti soldi semina semi di soia. Che i semi di soia in questa mappa valgono un botto di soldi. Beh, 4.000 euro. Beh sì, sono buoni 4.000 euro, eh. Vabbè che c'ho anche, c'abbiamo anche, mi pare, la serra lì che forse sta a fare semi di soia. Sì, no, no. Non sto a produrre semi di soia con la serra perché, boh, non lo so, non vorrei che sia troppo esagerato, troppo profittevole. Non lo so, ci abbiamo sempre idee differenti, no? Qualcuno dice fai semi di soia, qualcuno dice di no e... Non mi va di esagerare con queste 2 serre. Vabbè che io più di 2 serre non voglio mettere, raga, perché sennò sì, poi diventa troppo esagerato il guadagno che ne posso ricavare. Che poi c'è anche un'altra cosa che non ho capito io delle serre. Non ho capito se attivando più cose... No, io ancora non ho capito, raga, se attivando più cose in una serra, poi tipo i pomodori producono di meno oppure producono sempre 1.500 ogni giorno. Perché io penso... Più cose attivo, meno spazio in teoria dovrebbe starci in una serra, no? Perché ovviamente se io vado nella serra
lo spazio è sempre quello. Non è che lo spazio raddoppia perché c'ho pomodori e lattuga. Cioè, vedete che tipo qua mi mostra un angolino lattuga, un angolino pomodoro, un angolino mais, no? E allora io penso, attivando più cose che per caso mi produce di meno, beh, questo lo possiamo scoprire. Questo lo possiamo solo scoprire non vendendo qualche cosa. È l'unico modo. Tipo i pomodori, gli dico di immagazzinarli e vediamo in 6 ore quanto accumulo. Teoricamente dovrei fare in 6 ore la metà sono 7,50, la metà di 7,50 è 3,70. In 6 ore dovrei fare 370. Se faccio meno di 3,70 vuol dire che tutta sta roba messa insieme mi diminuisce la produzione. Quindi verso mezzanotte vediamo se qui abbiamo 370. Se abbiamo 3,70 allora possiamo attivare tutto quello che vogliamo e la produzione è invariata. Altrimenti uno dice, cavolo, tutta sta roba messa insieme diminuisce. Comunque, a proposito, siamo arrivati nei cavalli. Posso comprarli? Aspetta, ma me li mette qua dietro perché è l'unica cosa che mi preoccupa. Ok, pigliamo due di questi. Oh, ok. No, c'avevo un po' di paura che poi magari non andavano a finire qua dentro. Allora, portiamoli indietro. Ora poi vediamo tra un 6 ore quanto abbiamo di pomodoro. Perché appunto, sì, mi hanno detto, uè, i semi di soia valgono un botto di soldi, cavolo, potrei produrli con la serra, però... E insomma, è che le serre producono un botto. Il problema è che queste serre producono veramente tantissimo. Difatti per quello mi limito a due serre e non ne metto di più. Perché sennò cominciamo a produrre veramente un botto. Quindi giusto per avere una piccola produzione leggera leggera, senza esagerare troppo, ne tengo due solo per questo motivo. Sennò ne potevo mettere una ventina e producevo di brutto. Poi costano pure pochissimo. Ma ne abbiamo già discusso. Avevo già fatto un discorso su questa cosa. Comunque dobbiamo controllare poi la legna, perché la legna l'abbiamo finita, quella che avevamo nel magazzino. Allora, due cavalli me li sto a cavalcare io. Abbiamo 8 cavalli, no? Noi in tutto abbiamo 8 cavalli, 2 li cavalco io, quindi in pratica 6 cavalli devono essere cavalcati. E quindi sono 300 euro. La mod dovrebbe trattenersi 300 euro, altrimenti ne tratteneva 400. Quindi se tutto va bene, invece di 400 euro mi dovrebbero venire a costare 300 euro. L'operaio dovrebbe prendersi 300 euro per cavalcarne 6 e pulirne 6, perché mo questo me lo pulisco io. Aspetta, oh, laggata. A posto. Oh, l'operaio ha finito di arare. Buono. Lo devo togliere prima che la raccogli sassi mi dà problemi. Ok, allora andiamo a togliere questo da qua, perché già lo vedo in mezzo alle balle. Così la raccoglie sassi, può fare il suo lavoro tranquillamente. Mi pare che non c'è molto altro da fare. Cioè, vogliamo mettere semi di soia? Per me va bene. Però gli animali mangiano, quindi quanto abbiamo di... Vabbè, frumento ce l'abbiamo, magari ci basta. Va bene, mettiamo semi di soia allora.
Quindi non c'ho niente da seminare perché i semi di soia si mettono più avanti, va bene. Semineremo semi di soia e faremo un po' quelli. Allora, questo lo lasciamo qua. Quindi possiamo far passare il tempo e vediamo se si trattiene 300 euro. Mi pare che non dimentico niente. Dobbiamo arrivare alle ore 23. Alle 23 i cavalli dovrebbero essere tutti cavalcati. Intanto arrivano soldi da qua e di là. Ore 23, andiamo piano. È andata? Speriamo. A me non mi pare. Beh, questo è quello che ho cavalcato io. E sta mod... Oh, in teoria l'ho attivata. Questi sono quelli nuovi. Nuovi? Sì, sono nuovi. Ma io li ho cavalcati. Cioè, voglio dire, la mod l'ho messa, voglio dire. Accidenti. Oh, sono sicuro che la mod l'ho attivata. Magari si è preso i soldi e non mi ha cavalcato i cavalli. Tutto è possibile. Vabbè, andiamo a vedere quell'altra cosa. Pomodori. E allora è come dico io. Non mi ha fatto 370 pomodori. Me ne ha fatti di meno. Quindi attivando molta roba produce di meno, eh? Beh, almeno qualcosa l'ho scoperta. È perché mi aspettavo 370, no? Perché allora produce 1500 pomodori in 24 ore. Ho fatto passare 6 ore e quindi mi dovevo produrre un quarto di 1500. Un quarto di 1500, quindi un quarto significa il 25%. La metà della metà, la metà di questo è 750 più o meno, poco più. Poi la metà di 750 è 380, 390, insomma qui ci doveva essere 300, 400 di pomodori. Quindi alla fine attivando più cose produco di meno. E allora io disattivo la produzione delle fragole, disattivo la produzione dei pomodori. A voglia, produco solo lattuga e mais. Mi pare che è così. Faccio lattuga e mais, che questi due mi fanno pane e lattuga me la vendo. Quindi alla fine, scusate ragazzi, come dico io, più cose attivi meno produce. Presumo sia così. Presumo. Vabbè, comunque, con l'uva come sta andando? Ah, succo di uva, ne abbiamo quasi un pallet, buono. Ok. Già di per sé le barbabietole mancavano proprio. Incredibile. O magari perché ne produceva poche. Ah beh, poi animal food qua è strapieno. Quindi vabbè, per ora aspettiamo. Per ora aspettiamo. Quindi sì, faccio bene a non produrre per ora barbabietole perché sto pieno. Allora, la mod è attiva, quella che dovrebbe cavalcare i cavalli, e dovrebbe fare effetto alle ore 23. Le 23 sono belle che passate. Vediamo se ho speso dei soldi. Cioè, valla a capire qui, però, con tutto quello che c'è. Non è facile capirlo. Non lo è per niente. Non lo so. Non lo so, l'unica è far passare ormai la mezzanotte e vediamo se i cavalli svalutano. Perché i cavalli non cavalcati penso che svalutano. Questo dovrebbe salire invece di valore che è cavalcato. Oh, famo passare la mezzanotte, male che va io sta mod, piglio e la tolgo. E che devo fare se non funziona? Vediamo. Beh no, a dire la verità il cavallo qui è salito di valore.
No, di verità i cavalli sono saliti di valore, sono tutti saliti di valore. Quindi forse non vediamo la barra che si riempie, ma funziona. Perché i cavalli sono tutti saliti di valore, tutti, tutti, anche quelli nuovi ovviamente anche. Quindi probabilmente funziona, ma non ci accorgiamo la barra che si riempie. Boh. Non lo so, raga, se voi provate la mod, ditemi un po' come funziona a voi. Vedo che i cavalli sono pure un pochino sporchi, boh. Non lo so. Ok. Va bene, allora, niente, quindi penso che la mod funziona, questa dei cavalli, presumo. Almeno pare che il valore è aumentato, quindi. E poi che altro? Beh, penso che abbiamo visto che le serre, se attiviamo troppe cose, cominciano a produrre di meno. Ditemi anche voi se avete capito che funziona così le serre. Perché se funziona così non tengo tanta roba attiva. Magari compro una serra per i pomodori, una serra per quello, una serra per quell'altro e riesco a tenere più cose, no? Pensavo che una serra poteva produrre tanto, a prescindere, insomma, pensavo si pigliava più acqua. Comunque i cavalli mi sembrano, non lo so, mi sembra che i cavalli, boh, mi pare che vanno bene. Presumo. Vabbè, e quindi la lattuga, mo magari me ne produce di più. Beh, abbiamo 37 pallet, prima o poi li dobbiamo vendere. Vabbè raga, e continuo a dare Animal Food qua, che mo magari ne vogliono un bel po', che mancava. Sempre scarso, eh. Ah, ma non mangiano granché i cavalli però, a dire la verità, raga. Quindi magari. Oh, ma sono aumentati ancora di valore. Erano 280, mo 350. Buh. Questi sono aumentati ancora di più di valore, vallo a capire. Non lo so come funziona sta mod, raga, e io i cavalli non li capirò mai, mi sa. Va bene ragazzi, io concludo che il tempo comunque quello è volato. Spero vi sia piaciuto il gameplay, se magari pure voi provate questa mod, ovviamente vi ripeto, è solo per PC e trovate il link in descrizione della lista delle mod, così come anche un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati. Raga, ditemi un po' voi se la provate, se ci capite qualcosa. Io vi saluto, ci becchiamo presto, raga, ciao alla prossima!